Il nuovo volume di Carmine De Leo, edito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, come annuncia il suo stesso titolo, Corte del Portolano e Tribunale del Consolato di Terre di Mari, antiche magistrature in capitanata, completa un più vasto progetto di ricerca sulla storia delle antiche magistrature nel nostro territorio. La capitanata, infatti, è stata nei secoli un fertile terreno per una serie di corti giudiziarie particolari e speciali che hanno visto nel Tribunale della Regia Dogana per la Mena delle Pecore un istituto giudiziario di importanza europea che ha dominato la storia della nostra provincia. La storia del Tribunale del Consolato di Terra e di Mare risponde alla vocazione commerciale di tutta la capitanata, in passato vasto emporio di due prodotti in particolare, il grano e la lana, che venivano esportati in tutto il Mediterraneo. Il volume si avvale delle presentazioni di Luigi Lepri, presidente della Camera di Commercio di Foggia, e di Vincenzo Russo, procuratore capo della Repubblica di Foggia. Ecco cosa ci ha detto il procuratore della Repubblica, Vincenzo Russo, alla presentazione del volume. Dottor Russo, ancora un lavoro monografico di Carmine De Leo, che ormai ci ha abituato a fare un po' la storia di Foggia, questa volta però si parla di tribunale, quando la cultura diventa importante anche per tutto il sistema giudiziario. Ma De Leo in realtà è un autore versatile, perché si interessa non solo di giustizia, ma si interessa anche di gastronomia, di arte. Questa volta è più rispondente il lavoro alla sua professione, è un nostro funzionario, io gli sono molto legato. Ho letto con molto interesse questo libro, ho trovato dei parallelismi tra l'era antica, diciamo, e l'era moderna. Pensiamo ad esempio alle congerie di leggi che affollavano in qualche modo i codici e le pandette dell'epoca, e alla congerie di leggi che esiste oggi. Oggi si spera in una rapida semplificazione, tant'è vero, speriamo molto nel ministro per la delegificazione, e così anche ai contrasti tra le varie magistrature per la predominanza di una sede sull'altra. Pensiamo oggi appunto ai contrasti che ci sono tra le varie sedi giudiziarie, alle istanze verso i poteri politici quando tendono a sopprimere qualche sede, alla esigenza che noi avvertiamo qui della istituzione della sede staccata di Corte d'Appello di Foggia, per la quale abbiamo delle resistenze. Quindi ecco, sembra un lavoro, una ricerca su vicende di altri tempi, ma in realtà sono vicende attuali, insomma. Ma perché un libro sulle antiche magistrature in capitanata? Ce lo spiega l'autore Carmine De Leo. Bene, seguendo un certo percorso di storia negli archivi, è naturale che con la coda dell'occhio si ritrovano anche tanti altri documenti, tante altre carte, e quindi ci si accorge anche di queste istituzioni che non sono menzionate, diciamo, nella storia generale, come questa Corte Speciale, che in realtà è un pretesto anche un po' per dimostrare l'importanza economica della capitanata in passato. Infatti, attraverso gli atti che ho potuto ritrovare presso l'Archivio di Stato di Foggia e poi a Napoli e qualcuno anche a Ragusa, l'attuale Dubrovnik, la Repubblica di Ragusa, e anche a Venezia, c'era una serie di commerci fittissimi, le navi da Manfredonia, ecco, questi carriaggi, questi trasporti di grano, di lana, che si estendevano un po' a tutto il Mediterraneo, e c'erano anche rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Venezia, della Repubblica di Ragusa, greche e di Cipro. Quindi penso che la Camera di Commercio, che io ringrazio naturalmente per questa ulteriore pubblicazione, perché è la seconda che mi viene sponsorizzata dopo il Tribunale di Commercio che scrissi insieme a mia figlia, l'avvocato Daniela De Leo. Naturalmente c'è un interesse particolare, perché i magistrati erano dei laici. Oggi non ci sono magistrature laiche per decidere le cause di commercio, ma prima, diciamo, c'era forse una velocizzazione maggiore dei processi, perché veniva deciso tutto nell'ambito, diciamo, del loro settore, del loro comparto. Dunque, la Camera di Commercio di Foggia non è nuova a queste intese ed esperienze, come ci spiega il presidente Luigi Lepri. Ma la cultura con riferimento all'economia, le ricerche di Carmine Di Leo hanno sempre solleticato l'interesse di chi rappresenta il mondo delle imprese, perché ci rappresentano una realtà di tempi passati per lo più sconosciuta, ma molto importante, perché sta a dimostrare l'organizzazione anche dal punto di vista della normativa, della legislazione, diciamo, della organizzazione dei commerci e dei traffici, molto, molto importante, molto approfondita, molto valida. In fondo, nella nostra realtà non tanto considerata,
il Tribunale della Dogana, della Mena, delle Pecore, il Tribunale del Commercio e ora questa ricerca sulla Corte del Portolano, il Tribunato e il Consolato della Terra e del Mare, che cosa stanno a dimostrare? Che in questa terra c'è stato un periodo di grande splendore che si basava su una fiera internazionale di grande importanza dove si trafficava prodotti importanti come la lana, come il bestiame, con un'attenzione da parte di tutta l'Europa. Un ruolo, quello della Camera di Commercio di Foggia, sempre più attivo nel campo della cultura, che si accompagna a quello di ente economico burocratico, come ci dice infine il segretario generale della Camera di Commercio di Foggia, Matteo Di Mauro. La Camera di Commercio ha questa aspirazione, oltretutto dettata dai suoi compiti istituzionali. Non può essere l'ente burocratico, deve essere l'ente che mette insieme le prospettive economiche e sociali del territorio in relazione a ciò che è la realtà del territorio stesso. E allora cogliere i momenti di cultura, cogliere i momenti di forte impegno sociale, cogliere anche i momenti dell'arte è sicuramente uno degli aspetti che relaziona la Camera di Commercio con le potenzialità reali che il territorio ha. Quindi noi abbiamo il dovere, oltre che di svolgere adeguatamente e sempre più puntualmente tutti i compiti relativi alla parte burocratico-amministrativa che la legge ci assegna, anche quella di saper trarre dalle potenzialità del territorio occasioni di sviluppo per il territorio stesso. In questo senso la presentazione del volume di questa sera si inserisce in una collana che la Camera di Commercio ormai da tempo cerca di curare attraverso appunto la valorizzazione di uomini di ingegno e di cultura che pure ci sono e sono tanti nel nostro territorio.